Nell'estate del 2022 dobbiamo ritornare su un caso grave di annunciato intervento di modifica di una sistemazione a verde che risaliva agli anni 60, si dice, che riguarda appunto Viale Redi. A fine giugno, in pieno periodo estivo torrido, abbiamo avuto l'annuncio dall'assessore del Re dall'assessore Giorgetti che si attuerà a partire dalla metà di agosto un intervento di restyling, di nuovo look, così si dice, di Viale Redi. Il contenuto di questo intervento è la distruzione dell'attuale aiola e dell'abbattimento di tutti gli oltre 50 pini domestici esistenti per rifarli meglio e più bello e più belli di come era in precedenza. Ecco, questa cosa, dopo altri esempi analoghi e per capire la gravità di questo intervento e di come sarebbe necessario discutere seriamente se è serio farlo o meno, noi pensiamo assolutamente sia sbagliato, gravemente, profondamente sbagliato, per motivi proprio innanzitutto non solo di bellezza, anche di messa in discussione della configurazione estetica di questo viale, ma anche per gli effetti ecologici, ecosistemici che questo viale, che questa alberatura rappresenta. Questo è un vero e proprio corridoio ecologico di questo lungo tratto di Viale Redi che costeggia il Mugnone. Basterebbe pensare a quanto è stato fatto in lungarno del tempio. Allora, chi sostiene che questo intervento sia la prefigurazione di nuove magnifiche sorti e progressive per questo viale, vada nel Lungarno Colombo e osservi la differenza fra il primo tratto da Lungarno del Tempio a Ponte da Verrazzano, che presenta una sistemazione con aiola e pini domestici analoga a questa, quasi sembra la replica, probabilmente sono state fatte quasi nello stesso periodo in forma gemella, e il tratto che da Ponte da Verrazzano invece arriva a Bellariva. Ecco, il secondo tratto, dove erano già caduti dei pini, è stato completamente ricostituito abbattendo tutti i pini superstiti e mettendoci al posto dei pini delle querce fastigiate. Allora, basta vedere la differenza in questo periodo di caldo estivo fra il tratto che ancora conserva i pini e il tratto invece rinnovato per rendersi conto della follia di un intervento di questo genere. Qui poi si accampano vari motivi, tipo sedime stradale sconnesso, pericoloso, che crea problemi. Noi lo abbiamo percorso avanti e indietro stamattina, è un sedime stradale molto migliore di tanti sedimi stradali che si trovano a Firenze. L'abbiamo percorso con un veicolo, non abbiamo sentito né buche né sollevamenti. Francamente non si riesce a capire come si possa immaginare un intervento così radicalmente distruttivo come questo, che poi si giustifica in nome di una sistemazione migliore, dove ci si dimentica che i pini attuali hanno un effetto ecologico legato alla loro massa, alla loro consistenza, che per essere recuperato non può essere fatto in tempi brevi, anche con le nuove piante che si dice e si pianteranno in numero maggiore. Di nuovo riaffiora questo tema dell'uno a uno, che per i nostri amministratori sembra una regola scientifica, che è la più grande bugia che esista. Una giovane pianta di ginkgo biloba non sostituisce minimamente un pino domestico adulto come quelli che si abbatte. Ecco, solo per questo progetto andrebbe fermato, andrebbe ridiscusso, e noi proporremmo questo intervento, se necessario per i sottoservizi, che sia un intervento virtuoso dove si riesca una volta tanto a dimostrare che si può razionalizzare e rifare i sottoservizi, e penso alle fognature, senza devastare il verde che c'è sopra, perché la paura e l'impressione che si ha è che il vero motivo di questa distruzione e di abbattimento dei pini del Viale Redi siano i lavori che si devono fare ai sottoservizi per le acque meteoriche e gli scoli delle utenze in questa zona. Siamo in tempo, secondo me, a bloccare questo intervento. Sarebbe opera sensata di fermarsi e ragionare sulle alternative che ci sono e sono possibili, altrimenti il danno ulteriore
che si farà alla città proprio nella prospettiva anche delle isole di calore, delle questioni di qualità dell'aria e di vivibilità sarà enorme e da addebitare a chi vuole queste cose.